Bene, buon pomeriggio, grazie agli intervenuti a questo evento che riguarda, come sapete, in particolare l'evento, la settimana di Trento Smart City che si occupa della nuova era digitale che ci coinvolge tutti, ma in particolare i giovani. Per questo motivo abbiamo coinvolto appunto i ragazzi delle scuole superiori che hanno a che fare ogni momento della loro giornata con i media e quindi devono sviluppare il senso critico. Le due classi che oggi parleranno e discuteranno tra di loro sono le classi dell'Istituto Buonarroti, in particolare dell'indirizzo informatico, perché sono particolarmente focalizzati su queste tematiche del digitale. Discuteranno sull'argomento nella società digitale. La responsabilità di diffondere contenuti veritieri è in capo a chi li produce, e questo sarà l'argomento della quarta C, coordinata dalla professoressa Oriana Cagliari, che ha dato anche un grande contributo all'organizzazione di questo pomeriggio, e, mentre l'altra classe, la quarta A, che è nuova del dibattito e che quindi, a cui quindi diamo il benvenuto, e discuterà, sosterrà la tesi: nella società digitale la responsabilità di diffondere contenuti veritieri è in capo a chi ne fruisce. Questa classe è coordinata dalla professoressa Daniela Marchetti, anche lei una coordinatrice che partecipa da tanto tempo al torneo e che contribuisce. Il confronto, come avrete capito, avviene attraverso la formula di un dibattito che si chiama a suon di parole, perché l'idea è appunto che dei ragazzi adulti, diciamo, ormai perché sono al quarto, quinto anno del superiore, a volte al terzo, si confrontano con la pacifica arma delle parole. Perlomeno auspichiamo pacifica, ne siamo sicuri, e dell'argomentazione. A suon di parole è un progetto sostenuto dai PRASA, Facoltà di Giurisprudenza, Comune di Trento e Comune di Rovereto, che è giunto al decimo anno della sua edizione e ha coinvolto tantissimi studenti della provincia di Trento e non solo. E siamo veramente contenti di inaugurare questo anno scolastico in questa occasione. Io non sto a spiegare la formula del dibattito, la vedrete in atto. Ci sarà in mezzo una pausa di 20 minuti in cui i ragazzi preparano la controargomentazione e poi una fase finale in cui i giudici giudicano appunto il complesso della gara e dichiareranno i vincitori. Abbiamo dei giudici qua esperti e formati, che appunto da lungo tempo fanno questo lavoro, e con Alvise Schiavon, che è della Facoltà di Giurisprudenza di Trento, Laura Simeon, professoressa di Storia e Filosofia, e Tatiana Rigoni, pure lei professoressa di Storia e Filosofia, e quest'anno è in IPRASE, come me, appunto, che sono Chiara Tamanini e sono a referente del progetto per IPRASE. Allora, ho detto, non spiego la struttura del torneo, la vedremo in atto, però i ragazzi della quarta C hanno preparato un video in cui sono focalizzati gli aspetti principali del torneo. Lo vediamo rapidamente e poi partiamo subito con il dibattito. Thank you.
Ringraziamo i ragazzi che in un weekend hanno organizzato questo video, le professoresse e la dirigente dell'istituto Zoller per il supporto appunto che ci hanno dato. A questo punto io chiamerei un esperto lanciatore di monete che è il dottor Alvise Schiavon, che appunto lanciando la moneta deciderà quale squadra inizia la gara. Io farei scegliere il verso a chi ha fatto il video a questo punto. Quindi scegliete, potete scegliere la Marianna Francese, la Giulia Francese o i 50 centesimi. 50 centesimi. Chi vince inizia la fase argomentativa, chi perde inizierà la fase controargomentativa. 50 centesimi. Quindi iniziano i ragazzi della quarta in C. Buon pomeriggio a tutti, sono Ahmed Niower e sono qui per argomentare a favore della tesi che nella società digitale la responsabilità di diffondere contenuti veritieri sia a capo a chi li produce. Che responsabilità hanno gli intermediari digitali? Mediante i contenuti che vengono pubblicati attraverso internet possono essere commesse diverse tipologie di azioni illecite. Alcuni sono reati molto gravi, come la propaganda terroristica o la pedopornografia, altri invece sono reati più circoscritti alla violazione, sono più circoscritti alla dimensione individuale, connessi appunto per lo più alla violazione dei diritti personali, come il trattamento illecito dei dati personali, la diffamazione, il furto di identità o il cyberbullismo. Altri ancora sono più qualificabili come violazione dei diritti patrimoniali. In questo caso abbiamo l'esempio delle truffe online come il phishing, oppure la diffusione abusiva di materiale protetto da copyright. Infine abbiamo le illecite manifestazioni del discorso, fondate su discorsi d'odio o su propagazione di notizie illegittime. Pertanto, per far sì che tutto ciò non accada, è necessario stabilire e ammettere che la responsabilità di diffondere contenuti veritieri sia in capo a chi li produce. Inoltre ricordo che nell'articolo 9 della Costituzione sono stati stilati dei precisi doveri a carico degli intermediari digitali, come il rispetto della dignità della persona umana, che è proprio il fondamento della nostra Costituzione, l'interesse da parte dello Stato all'integrità morale della persona e il concetto giuridico di fare giornalismo. Inoltre anche il diritto di cronaca o di critica, ancorato però a notizie vere e fatti realmente accaduti. Dunque nel tempo sono stati individuati diversi modi di fare disinformazione. Tra i casi abbiamo il collegamento ingannevole. In questo caso questo modo di fare disinformazione avviene quando le immagini, i contenuti o le didascalie differiscono dal contenuto. Un discorso riguardo a questo modo di fare disinformazione si può fare per, ad esempio, lo shopping online. In questi ultimi anni si è molto diffuso portali che offrono all'utente acquisti a prezzi molto vantaggiosi. Tant'è vero però che anche i termini e le condizioni di tali compravendite possono nascondere all'interno di esse diverse insidie o trabocchetti. Quindi più si fa virtuale lo shopping e di conseguenza anche i referenti del nostro acquisto, più è difficile sapere a chi rivolgersi in caso di problemi di pagamento, ritardi della merce oppure malfunzionamenti della merce una volta arrivati a destinazione. Un altro modo di fare disinformazioni è il contenuto manipolato. Grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno a tutti, sono Sean Pires della quarta INA dell'Istituto Buonarroti Pozzo e oggi difenderò la tesi per la quale nella città digitale le informazioni che vengono lette sono e la responsabilità fa parte delle persone che ne fruiscono.
La società di oggi non è più una società che si aiuta a vicenda, è una società che cerca interessi per avere un proprio lucro personale, e questa è una cosa che fanno molto all'interno del mondo online, attraverso articoli che vengono scritti senza approfondire le fonti, senza approfondire quello che è successo, ma scritti velocemente per essere i primi a pubblicarlo, per avere per prima la gente che legge gli articoli e quindi per avere un guadagno. E noi, come lettori, dobbiamo essere consapevoli di questa cosa qua, che non c'è più questa ricerca della verità, ma c'è una ricerca di lucro. Perciò, tramite dei mezzi, che può essere la scuola che insegna a riconoscere le cosiddette fake news, oppure semplicemente trovare degli strumenti come magari il titolo di una notizia. Per fare un esempio, le notizie che iniziano "nessuno ve lo ha mai detto" nascondono sempre una bufala all'interno dell'articolo, oppure delle foto che non mostrano quello che, di cui parla l'articolo, quindi sono prese da internet o da qualche altra piattaforma, ma non sul luogo della notizia. Usando questi mezzi noi possiamo difenderci dalle fake news, da questa società che non ci aiuta più a capire se stiamo leggendo della verità o qualcosa di falso. Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Zappacosta e oggi sosterrò la tesi nella quale nella società digitale la responsabilità di diffondere contenuti multimediali veritieri è in capo a chi li produce. Viviamo in un'era in cui gli smartphone sono entrati letteralmente nella nostra vita e non c'è persona in giro che non possieda uno smartphone oppure qualche altro apparecchio elettronico come smartphone o PC o anche tablet. La gente si è dovuta adattare a queste nuove tecnologie e quindi iniziare a conviverci, anche se non è pienamente consapevole della portata e del potenziale che hanno questi strumenti. Un punto a favore di questi oggetti è sicuramente la comodità e l'efficacia che possono offrire. Viene però sottovalutato ogni tanto la pericolosità dell'uso inconsapevole di questi strumenti, come ad esempio la pubblicazione di foto intime, personali, o anche la pubblicazione di foto di minori. Informarsi adeguatamente è molto difficile e fa perdere anche molto tempo. Quindi la gente, per appunto risparmiare questo tempo, non fa delle ricerche adeguate e quindi non ha la piena capacità di conoscere il potenziale di questi oggetti. Quindi sostengo che ci debba essere una responsabilità per chi produce questi oggetti o queste applicazioni o anche notizie messe in rete. Un esempio può essere quando io acquisto un farmaco, devo fidarmi della casa farmaceutica che lo produce e anche del medico che me l'ha prescritto. Bisogna inoltre sapere che l'utente deve essere consapevole di quello che cerca, però è comunque responsabile quello che produce l'applicazione oppure il servizio, perché deve essere consapevole di cosa propone alle persone. La nostra scuola ha inoltre organizzato un corso di studi chiamato Digital Science, dove si propone una didattica incentrata sulla cyber security, uno che sarà un lavoro del futuro, la cyber security, perché al fine di formare utenti e programmatori che
offrono questi servizi consapevoli e sicuramente per vivere e navigare sicuri tra il web e con noi. Grazie. Buon pomeriggio, mi chiamo Simone Baldessari della Quarta INA e oggi esporrò la tesi che nella società odierna, nella società digitale, la responsabilità di diffondere contenuti veritieri è a capo di chi ne fruisce. Viviamo in un mondo dove la libertà è garantita dalla legge e il luogo dove possiamo maggiormente notare questa libertà di pensiero e di opinione è su internet. Il problema è che su internet un individuo può essere anche coperto dall'anonimato e quindi anche un minorenne potrebbe produrre un'informazione. E essendo un minorenne, secondo la legge italiana, non è responsabile delle sue azioni fino alla maggiore età. E quindi coperto dall'anonimato potrebbe produrre delle informazioni che inconsapevolmente potrebbero danneggiare o comunque avere un effetto grave nella società. Quindi come possiamo difenderci da questi atti che diffamatori oppure che cercano di intimare o comunque di creare del terrorismo o produrre delle informazioni false? Possiamo difenderci grazie alla consapevolezza e la consapevolezza la deve avere chi ne fruisce, in quanto deve essere consapevole del fatto che su internet vi è un mondo dove ci si è coperti dall'anonimato e quindi ogni persona, per un atto goliardico o comunque per giusto la voglia di farlo, potrebbe creare delle informazioni non veritiere. E quindi un esempio più papabile di questa falsa informazione è quando un VIP viene preso di mira e vi sono delle false informazioni su quest'ultimo solo per creare scoop o comunque per cavalcare la magica onda dei like. E quindi come possiamo difenderci da tutte queste false informazioni e da questo terrorismo mediatico? E basti pensare che grazie a internet la diffusione dell'informazione si propaga 1000 se non 10.000 volte più velocemente del passato ed è questo il punto che più fa timore, comunque preoccupa le persone, in quanto anche una semplice notizia creata per puro divertimento potrebbe espandersi e arrivare nell'altro capo del mondo. E quindi è davvero preoccupante e l'unico modo che ha un cittadino, comunque un individuo, per difendersi è prendersi la responsabilità ed essere consapevole di quello che legge e cercare delle informazioni a riguardo. Grazie a tutti per l'attenzione. Buongiorno, sono Alexander Peratoner e oggi argomenterò a favore della tesi la responsabilità di diffondere contenuti veritieri è in capo a chi li produce. Si parla spesso o quasi sempre di fake news, tuttavia questo non è assolutamente il modo più diffuso di diffondere contenuti falsi. Infatti mi sto riferendo agli account fake, questi li usiamo spesso tutti anche senza pensarci. Nella maggior parte dei casi questa azione non è un reato. Tuttavia, se decidiamo volontariamente di appropriarci del nome di qualcuno per assumerne la sua identità, siamo penalmente perseguibili. Tuttavia, vorrei porre un'attenzione su questo volontariamente. Infatti, se alla creazione dell'account decidiamo di inventarci un nome a caso e scopriamo poi in seguito che questo nome esiste veramente, non è stato commesso alcun reato. Inoltre, fin tanto che i due account avranno soltanto il nome uguale e le altre generalità saranno diverse, per l'utente finale sarà chiaro che dietro le due persone ci sono due persone diverse. E dietro i due account ci sono due persone diverse. Quindi non sarà stato commesso alcun reato neanche in questo caso. C'è un'intera lista di azioni illegali riguardanti
le fake news e i profili fake. Tuttavia vorrei approfondirne due in particolare. L'abuso della credibilità popolare e il rialzo e il ribasso dei prezzi sul libero mercato in modo fraudolento si riferiscono esplicitamente ai profili fake. E nel primo caso, ovvero quello dell'abuso della credibilità popolare, le sanzioni, ci sono delle sanzioni penali che vanno dai 5 ai 15.000 euro. In questo caso è chiaro che la responsabilità è di chi ha abusato di questa sua credibilità. Nel secondo caso la potenzialità dell'azione è molto più evidente e infatti le sanzioni aumentano, abbiamo infatti fino a 3 anni di reclusione e sanzioni dai 500 ai 25.000 euro. Ancora poco però considerando la potenzialità di un'azione che nella società attuale può danneggiare enormemente un'azienda o lo Stato. Una cosa risulta però chiarissima, ovvero che la responsabilità è sempre di una singola persona o di una singola entità che ha diffuso l'informazione o ha utilizzato un profilo falso per commettere delle azioni illegali, ovvero che è la sua responsabilità. E quindi adesso vi chiedo, esiste una conferma più lampante del fatto che la responsabilità di chi produce contenuti veritieri è in capo a chi li ha prodotti? Grazie. Salve, sono Aleandro Rocco, studente dell'istituto Buonarroti Pozzo della classe quarta INA e sosterrò appunto la tesi della mia classe secondo la quale la responsabilità della diffusione di notizie veritiere su internet spetta in primis ai lettori. Allora, nella società odierna le persone stanno perdendo il proprio pensiero critico in favore di una sostanziale preferenza per una vita in una società abitata da realtà fittizie e illusorie, atte unicamente ad alimentare le proprie opinioni e un illusorio senso di libertà di pensiero, che in realtà non è altro che una complessa manipolazione mentale fatta da media, da macchine mediatiche, testate giornalistiche, partiti politici, allo scopo di guadagnare, quindi scopo di lucro, ai danni di altri enti, di altri cittadini o istituzioni. Così facendo, arriveremo a un punto in cui trasceneremo la nostra società, la società informativa digitale, in un mondo fittizio di post-verità, nel quale la realtà è passata in secondo piano rispetto alla verità delle cose. Quindi per questo noi, lettori, siamo coloro che dovrebbero in primis appunto alimentare questa voglia della ricerca costante della realtà nelle notizie, perché il lettore dovrebbe cominciare ad acquisire una sorta di lungimiranza, una capacità nello scindere le fonti false da quelle fasulle, fonti che troppo spesso sono lasciate in secondo piano rispetto al reale contenuto delle notizie. Senza queste capacità il lettore è in balia delle proprie emozioni, dei propri pensieri personali, trasformando tutto ciò che c'è di oggettivo nel giornalismo in qualcosa di puramente soggettivo. Come potremmo diventare come una sorta di ospite di un parassita informativo nel quale la disinformazione potrebbe diffondersi tranquillamente e crescere, anche perché siamo noi, vivendo in una società digitale, i principali, diciamo, protettori di una sorta di libertà democratica informativa, una libertà democratica che noi in primis lettori richiediamo ai giornali, ma che non siamo disposti a proteggere perché guidati dalle nostre opinioni, non volendo sviluppare appunto un senso critico che ci permetta di migliorare la nostra società e di proteggere non solo noi e la nostra mente, ma anche quella di coloro che ci sta intorno. Ho finito, grazie.
Bravi ragazzi, adesso una classe si ritira, credo in quest'aula, un'altra in sala Falconetto, e allo scopo di elaborare le controargomentazioni da contrapporre alle argomentazioni precedenti dei propri compagni precedenti. 20 minuti massimo. Ok, quindi vediamo alle 3:20 al più tardi. Ci vediamo qui. La sala Falconetto la indico io. Sì, ok. Buon lavoro. Le due squadre ci sono? Pronte? Qualcuno mi dà un riscontro? Ci sono tutti i ragazzi? Bene, passiamo alla seconda fase del torneo, in cui ogni squadra controargomenta rispetto al discorso fatto precedentemente dai compagni. E in questa fase comincia la squadra che prima invece aveva cominciato per seconda, e quindi comincia la quarta INA, se mi venga a dire quarta A, ma comunque quarta INA. Allora, bocca al lupo, devo dire che la vostra prima esperienza è stata molto positiva, quindi bravi. Buongiorno, sono come Alessandro della classe quarta INA dell'Istituto ITT Buonarroti Pozzo e controbatterò l'affermazione di Lorenzo Zappacosta. La parola che ha utilizzato maggiormente all'interno del suo discorso è stata fiducia. Ma in questa società in cui viviamo adesso, la fiducia a chi risiede? Noi, dov'è che dobbiamo avere fiducia? In quello che ci dice la gente o in quello che pensiamo noi? Perché le notizie che vediamo maggiormente nella televisione, sui mezzi di comunicazione di massa, sono soprattutto la corruzione. E noi ne siamo consapevoli, noi cittadini digitali. Quindi noi dobbiamo stare soprattutto attenti a informarci, perché dobbiamo soprattutto informarci su quello che noi leggiamo. Ad esempio, quando noi dobbiamo prendere
qualcosa online, dobbiamo comprare qualcosa online. Dobbiamo, soprattutto noi ci informiamo su quello che vediamo. Vogliamo ad esempio comprare un oggetto qualsiasi. Cerchiamo prima sui siti più veritieri che conosciamo. Quante volte abbiamo visto, che so, un prodotto che ci interessava su altri siti, che però molti non, di cui molti non parlano, e quindi siamo andati sui siti maggiori. Quindi noi dobbiamo stare, soprattutto dobbiamo riuscire a informarci e evitare di essere pigri, dobbiamo evitare di essere pigri e capire quali informazioni servono alla persona. Poi un altro discorso che ha intrapreso Zappacosta è stato parlare delle foto e delle oscenità che a volte girano su internet. Lì la responsabilità non risiede nei fornitori dei siti e delle applicazioni, ma bensì richiede nell'utente che le scatta quelle foto, di chi le mette in internet, di chi si avvale della facoltà di creare quei contenuti, non di chi crea l'app, perché siamo noi quelli che creano quei contenuti, non quelli che dopo, e siamo noi per l'appunto quelli che dopo si prendono la responsabilità di tali azioni. Quindi, ritornando al discorso sulla fiducia, c'è anche un vecchissimo proverbio che però si sa, i proverbi sono quelli più veritieri, quindi fidarsi di ciò che si nota in internet è bene, però non fidarsi di ciò che si vede, ma fidarsi soprattutto di se stessi è meglio. Grazie per l'attenzione, arrivederci. Buon pomeriggio a tutti, sono Manuel Vettori e vorrei controargomentare la tesi esposta da Sean Piras. E in una società dove la nostra vita è una vita frenetica e incontrollata, dove tutto il tempo scorre veloce e le nostre azioni sono incontrollate, perché una persona dovrebbe perdere tempo a riconoscere notizie fake da quelle veritiere? Sarebbe più semplice, infatti, che le case produttrici o le società mediatiche perdessero del tempo, sprecassero dei fondi, appunto, per tutelare queste notizie false e eliminarle da tutto il web. Per esempio, un esempio lampante di tutto ciò è, per esempio, un utente medio di 50 anni, per esempio un genitore, un papà, un figlio, cioè di un figlio, ritorni a casa dal lavoro stressato o appunto da impegni e ritornato a casa non ha voglia di controllare se le notizie siano vere oppure false. E quindi la responsabilità cade appunto sulle aziende mediatiche che forniscono queste notizie. Inoltre le persone potrebbero anche aspettare che le notizie siano verificate invece che averle subito ma false. Grazie mille. Buongiorno a tutti, io sono Matteo Frizzera, studente della classe quarta INA, frequento l'ITT Bonarotti Pozzo e oggi vi esporrò perché la responsabilità di verificare la veridicità delle informazioni spetta al consumatore. Vorrei controbattere la tesi di Ahmed. Il suo punto principale era che le notizie sono molto simili alle truffe online. Secondo me questo non è affatto vero perché vengono condivise in modi diversi. Quando una persona viene truffata, non condivide la truffa, non la fa sapere agli altri e non gli incita a crederci. Quando invece uno legge una notizia falsa, la condivide sul web, la fa sapere a tutti quanti i suoi amici e la notizia si diffonde. È anche per questo che risalire alla prima persona che ha pubblicato una notizia e perseguitarla è molto difficile, perché non si può sapere con certezza che è stato il primo in assoluto a pubblicare una notizia, se poi milioni di persone l'hanno pubblicata e si è sparsa come un virus in tutto il web. Inoltre è molto più facile imbattersi in una notizia falsa piuttosto che in una truffa online. Tutti quanti ne abbiamo letto almeno una volta nella vita una notizia falsa,
ma truffati non credo proprio tutti. E le notizie false quindi sono molto più prevalenti nel web, è più importante proteggersi da queste. Inoltre, una volta che si crede ad una notizia falsa, si crede ad altre notizie pubblicate dalla stessa testata. Quando invece vengo truffato su quel sito non l'acquisto più e quindi si limitano le truffe future. Inoltre vorrei controbattere la sua associazione tra il terrorismo e la pedopornografia alle fake news, che secondo me non è assolutamente collegata, perché anche se sono entrambi crimini che vengono commessi online, non sono minimamente collegati alle fake news. Inoltre le truffe sono sempre avvenute come altri crimini, ma adesso si sono solamente spostate in internet. Inoltre vorrei controbattere il punto che se l'utente medio non ha voglia di verificare la veracità dell'informazione, allora la responsabilità si sposta su qualcun altro. Questo non è vero, anche se una persona non ha voglia di controllare l'informazione, ci sono siti o persone che lo faranno al posto suo. Quindi la responsabilità resta comunque del consumatore, e anche se il consumatore non ha voglia, la responsabilità è sua e se ne deve prendere carico. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, sono Lorenzo Zappacosta e adesso controargomenterò la tesi sostenuta da Simone Baldessari. Vorrei iniziare soprattutto su un'argomentazione che ha sostenuto Simone, nella quale lui dice che un minorenne non è responsabile delle azioni che commette su internet. Questa argomentazione è vera, però la responsabilità non ricade sul minorenne, ma ricade ai genitori o chi ne fa le veci di questo ragazzo che su internet posta foto e o video virali. Quindi la responsabilità ovviamente non può ricadere sul ragazzo, ma deve ricadere sul responsabile o di chi ne fa le veci. Inoltre vorrei rispondere anche alla domanda che ha fatto lui nella sua argomentazione, che dice: come devo difendersi sul fatto che internet è un mondo anonimo dove ci sono e girano false informazioni? Per rispondere a questa domanda vorrei riprendere l'argomentazione che ha proposto il mio compagno Alexander, nella quale lui cita due articoli del codice penale, precisamente il numero 501 e il numero 661, che dicono: non si può abusare della credibilità propria o degli altri e non si può rialzare o riabbassare i prezzi sul pubblico mercato in modo fraudolento. In conclusione vorrei soprattutto dire che una persona che naviga sul web non ha la consapevolezza di quello che fa e quindi deve essere responsabile anche di quelle delle azioni che fa. Grazie. Buongiorno, sono Diego Gnarti della Quarta A. Avrei piacere di controbattere la tesi di Alexander Peratoner, che ha rimarcato molto il punto riguardante gli account fake e la propagazione di informazioni a carico loro. Questo non è da considerare un punto rilevante, in quanto la mole di informazione che viene diffusa da account fake non è grande quanto quella che viene diffusa da testate giornalistiche che diffondono informazioni deliberatamente false. Mentre il carico di responsabilità quindi cadrebbe sul fruitore delle informazioni, in quanto proprio per l'ambiente dei social, che è quello su cui più notoriamente si diffondono gli account fake, non è un mezzo di diffusione di informazioni ufficiale quanto può essere, ad esempio, una testata giornalistica o simili. In quanto non è lo scopo designato per un social network. Infine,
cioè inoltre, è importante riconoscere il fatto che molti social network dispongono di una funzione, ovvero quella di marcare con un apposito simbolo gli account di personaggi pubblici, quindi gli account più mirati dagli emulatori, e tramite apposite spunte o simboli che sono uno strumento per il navigatore online di riconoscere un account veritiero di una persona importante da un account che è stato creato appositamente per rubarne l'identità. Infine, il più grande problema del sanzionamento dei faker o degli appropriatori di identità online è quello che non si può sanzionare qualcuno finché non ha creato un danno abbastanza grave sulla società o comunque sulla diffusione di informazioni da essere riconosciuto da chi lo andrà a sanzionare. Per questo è impossibile sanzionare qualcuno dopo che ha generato un'informazione pretendendo che tutti si dimenticheranno di ciò che ha detto. Ho concluso. Buon pomeriggio, sono Mattia Rocca e sono qua per controargomentare la tesi sostenuta da Aleandro Rocco. E il mio collega ha detto che i giornalisti, per ottenere un maggior lucro, manipolano gli utenti tramite informazioni non del tutto veritiere. E io, come la mia classe sostiene, che loro hanno una maggiore responsabilità, se non tutta, soprattutto in stati come il nostro, dove i cittadini, gli utenti, hanno una realtà percepita molto differente dalla realtà effettiva. E tutto ciò comporta a una ricondivisione delle notizie false credute dagli ingenui utenti veritiere, perché le fake funzionano esattamente come un virus, così come ha detto per l'appunto Aleandro. E una parte da un fulcro che contagia diverse persone. Queste persone, nel momento in cui prendono l'informazione e la ricondividono, diventano da informati a informatori, offrendo visibilità alla notizia e aumentando così la portata della fake. E quindi in quel momento a loro hanno la responsabilità di tutti gli utenti che andranno a leggere il loro post. Ho finito. Bene, grazie, il dibattito è finito, la giuria adesso si ritira per, sulla base di indicatori, deliberare chi ha argomentato e controargomentato meglio e quali argomentatori si sono, quali debater si sono distinti. Un quarto d'ora va bene? Giuria? Sì. Allora tra un quarto d'ora ci ritroviamo tutti qua puntuali per avere il responso.
ci richiamano all'ordine, nel senso che abbiamo poco tempo perché poi dopo di noi c'è un altro evento. E io darei quindi direttamente la parola alla giuria per capire qual è stato il loro ragionamento e qual è la loro decisione rispetto alla squadra vincente. Prego. Buongiorno a tutti. Tanto complimenti ragazzi, perché sono agitato io a parlare qua in questa bella sala e con live fuori. Quindi congratulazioni a tutti, perché so che sai, è una cosa difficile anche solo prendere la parola in queste situazioni, tant'è che anche io mi sono fatto la mia scaletta, per dire. Cioè. Allora, quindi, bravi, perché è difficile, perché il tema era una bella, era difficile anche questo. Intanto, cosa io avrei notato dei problemi posti dal tema? Così facciamo anche un minimo, vi do un po' di feedback anche di come avrei affrontato io la cosa, anche perché voi affronterete il torneo a son di parole, quindi è sempre bene che magari sia anche un'occasione per imparare. E, in primo luogo c'era l'inciso nella società digitale, cioè il tema si iniziava con nella società digitale. Quindi in qualche modo noi ci aspettavamo, ed è andata così, che voi in qualche modo sottolineaste quali sono le nuove sfide poste oggi dalla società digitale rispetto a quelle che c'erano prima. Ad esempio, questo è un tema che è venuto fuori in maniera un po' poco chiara nella fase argomentativa, però ad esempio quando avete parlato di anonimato e in generale della difficoltà a distinguere autore e fruitore nell'ambito digitale. Questa è una cosa che andava molto più, secondo me, tematizzata e approfondita, nel senso che tutta la vostra opposizione, i due tesi, si fondava su il fruitore e l'autore. Ma come poi è venuto fuori un po' in maniera velata nella fase argomentativa, ma soprattutto nella fase controargomentativa, è difficile distinguere queste due figure nell'ambito digitale. Ed era questo di fatto il problema. Quindi io forse avrei chiarito la questione già in fase argomentativa per chiarire meglio i problemi. Ma c'erano anche altre questioni difficili da affrontare in realtà su questo tema. A parte appunto il concetto di utente e produttore, c'era l'aggettivo veritiero, che nessuno è stato tematizzato. Paradossalmente l'unico che ha usato l'aggettivo veritiero è stato nella fase controargomentativa, Alessandro della quarta A, che ha detto che i proverbi sono le cose più veritiere. Cioè, voi vi rendete conto che in un dibattito non problematizzare il concetto di veritiero nei confronti delle notizie e poi usare in maniera abbastanza tranquilla, naturale, il concetto che il proverbio è la cosa più veritiera, mi pone dei problemi a me che lo ascolto, no? Perché in qualche modo pare che non sia stata chiarita una questione fondamentale. Ultima cosa, e poi vi giuro che sto zitto, però questa me la sento, un altro concetto da problematizzare era responsabilità. Secondo me, cioè di chi è responsabilità. Ci sono due grandi modi di leggere questa parola. Responsabilità come l'evento che ha causato un altro evento, che ne è la causa efficiente, oppure la responsabilità giuridica. Allora, ciascuno di voi due, delle due classi, aveva interesse a portare acqua a una delle due accezioni della responsabilità. Indovinate quali? Loro, la giuridica, e da quello che hanno fatto, difatti hanno parlato quasi solo di responsabilità giuridica, e voi di responsabilità invece come produzione materiale degli eventi. Anche questo, secondo me, non è stato sufficientemente tematizzato. Cioè, voi l'avete fatto, vi è venuta spontanea, avete sentito che era quella la direzione da andare, però dovevate specificarlo, secondo me, per rendere più credibile, più forte la vostra tesi. E voi, secondo me, potevate anche voi tematizzarla meglio e attaccare la loro concezione di responsabilità intesa in senso esclusivamente giuridico. Va bene, dopo questa tirata, mi rendo conto che a voi non interessa niente, però dai, ormai siamo qua, facciamo che. Allora, vi siete anche resi conto, sempre rimanendo alle tesi, che le tesi erano finte opposizioni, che in realtà è vero, sono vere tutte e due le cose. Vi siete resi conto, sviluppando il tema, che una non sta senza l'altra. Nell'ambiente digitale ci vuole sia la responsabilità del fruttore che la responsabilità dell'utente finale, cioè del produttore di notizie. Questa è una cosa che è tipica del nostro modo di affrontare i dibattiti. Non c'è una contrapposizione in senso di contraddizione tra le due tesi, ma le due tesi possono stare assieme, e difatti è quello che succede. E questo è stato notato in particolare da Alejandro, sempre in maniera un po' istintiva, quando ha detto che la sua tesi era
che la responsabilità per la diffusione di notizie veritiere è in primis del fruitore. In quell'in primis, che non c'è scritto nella tesi, però si nasconde questa cosa che volevo dire, cioè che stavo cercando di dire, che in realtà le due tesi si coimplicano a vicenda. Ok, andiamo come sono andate le due fasi. Vi dico subito, è andata molto meglio la fase controargomentativa che la fase argomentativa in generale. La fase argomentativa abbiamo apprezzato molto il fatto che abbiate provato a parlare a braccio o comunque a non leggere, e questo ha reso le vostre orazioni molto naturali e convincenti da quel punto di vista. Dall'altro punto di vista dobbiamo notare che ci sono stati tanti elenchi e poche argomentazioni. Cioè un'argomentazione è un'affermazione che è legata in maniera forte a un'altra argomentazione, cioè a un'altra affermazione, mentre voi avete proceduto in maniera un po' apodittica, se vogliamo, cioè per affermazioni che sembravano un po' slegate l'una dalle altre, che magari andavano a comporre un quadro che aveva un senso, perché non è che siete stati pertinenti, però mancavano quei vincoli di cogenza che mi spingono a dire ok, se accetto questa affermazione devo accettare anche quest'altra. Su questo dovete lavorare un po', cioè dovete aiutare a condurre l'uditore dove volete voi, passo per passo, e facendogli capire perché quello che state dicendo è funzionale alla dimostrazione della vostra tesi. Nella fase controargomentativa invece si è vista un po' più di ciccia, cioè secondo me nella fase controargomentativa vi è venuto più spontaneo anche essere più chiari nella progressione logica e nei collegamenti tra le vostre affermazioni. Ecco, ciò detto, arriviamo ai punteggi, e vi dico subito che si è invertita nella fase argomentativa e controargomentativa, ci sono due vincitori diversi, poi ovviamente alla fine ce n'è uno solo, e lo capite anche dai migliori oratori, perché i migliori oratori della fase argomentativa sono Lorenzo e Alexander della quarta C, giusto? Ok, bravi. E per la fase controargomentativa invece il miglior oratore è stato Mattia della quarta A. Giusto? Che entusiasmo, ragazzi. Vabbè. Io sarei stato molto più orgoglioso. Mattia. Matteo. Ah, non avevamo capito. Tu comunque non hai care. Matteo, Mattia. Matteo, scusaci, siamo sordati, scusaci. Scusaci. Matteo, comunque, scusami. Allora è colpa mia, va bene? Quindi, ecco, come capite c'è stata una leggera prevalenza della quarta C nella fase argomentativa, una leggera prevalenza della quarta A nella fase controargomentativa. Poi ci siamo messi con le nostre matitine a fare i calcoli, qualcuno deve vincere, perché così è. E per 128-121 vince la quarta A. Comunque, congratulazioni a entrambi e speriamo di vedervi tutti al torneo di A Suon di Parole e basta. Bene, io simbolicamente consegno ai vincitori delle magliette, se il famoso Mattia Matteo. Ecco. E però se passate da basso verrà consegnata una maglietta ad ognuno di voi. Vi ringrazio e alla prossima battaglia Suon di Parole. Grazie.